Patrizia Quirio, abbiamo già da un po' di tempo pensato a un evento di questo genere, lei l'aveva suggerito ancora quando abbiamo fatto come associazione culturale le vie dello Zafferano, abbiamo fatto raccogli, conosce e degusta. Ma proprio in termini di promozione effettivo di quelli che sono i valori aggiunti del nostro territorio rispetto ad altri spazi. E quindi oggi io sono particolarmente contenta che questo progetto abbia preso luce e che possa essere chiaramente un elemento in più della valorizzazione del nostro territorio. Io penso dell'abbandono di un legame fra territorio e salute, fra territorio e alimentazione. Con la globalizzazione dei mercati, con la facilità delle comunicazioni e dei trasporti, l'alimentazione a livello planetario è profondamente cambiata, si è omologata, quindi gli stili di vita e le abitudini, i regimi alimentari si sono arricchiti soprattutto di componenti come amidi saturi, amidi raffinati, zuccheri, grassi saturi, poveri di fibre, di antiossidanti, e sarebbe molto lungo il discorso, lo faremo in sede appropriata, hanno determinato questo cronico consumo di alimenti così particolari e così lontani da quelle che sono le antiche tradizioni tipiche dei paesi a livello mondiale, hanno portato ad un accumulo sempre più crescente. Al direttore generale dell'ATA, Maurizio Dionisio, che ci illustrerà in maniera un po' più ampia il progetto che va oltre questo nostro programma. Grazie. Mare, quindi sulla balneazione, ma anche sul suolo e sull'acqua per il suo diverso utilizzo. Ma abbiamo pensato, in concerto con il vicepresidente della regione, l'assessore all'ambiente Manuel Imprudente, abbiamo pensato che l'ATA potesse diversificare i suoi compiti istituzionali e quindi, attraverso una legge regionale denominata Abruzzo Regione del Benessere, estendere anche ad altri campi le sue competenze, le competenze dei nostri biologi, dei nostri chimici, dei nostri ingegneri ambientali, dei nostri fisici. Maurizio, io credo che inizia a toccarsi con mano quella che è stata l'iniziativa legislativa che questo governo regionale circa un anno fa, in pieno Covid, vedeva come prospettiva, cioè quello di costruire un brand che raccogliesse un po' tutto il significato globale a 360 gradi di Abruzzo Regione del Benessere. Cosa significa Abruzzo Regione del Benessere? Significa una regione che ha potenzialità ambientali e caratteristiche ambientali di assoluto livello, essendo una regione con tre parchi nazionali, un parco regionale, 25 riserve regionali, 52 SIC, cioè una parte di territorio conservato che quindi caratterizzi e ha la possibilità di lasciare il segno di una qualità ambientale di altissimo profilo, con un mare pulito ovviamente, grazie anche alle certificazioni che ATA ci dà e che ci dimostra. 18 qui al Palazzetto dei Nobili e il 29 dicembre, dove parleremo dei prodotti, il primo giorno parleremo del cibo in generale, dei prodotti della terra, e avremo uno chef William Zoffa che alla fine farà un piccolo show cooking, mentre il 29 l'argomento principale saranno i legumi, visto che ci avviciniamo a Capodanno e quindi le lenticchie, e parleremo dei legumi soprattutto e delle verdure del nostro territorio, perché la professoressa Tozzi ci ha illustrato gli orti aquilani come una cosa fantastica che dovremmo un po' di più guardare e apprezzare e comprare i prodotti del territorio. Quindi parleremo delle legumi. Che dobbiamo fare. quindi parleremo e William Zonfa ci preparerà una ricetta proprio con le lenticchie e ci sarà questo piccolo show cooking.